Youm di Akite all'Isola dei Famosi 2019, l'ex modella pronta a mettersi in gioco in Honduras, è una delle concorrenti del reality di Canale 5. Prima di partire per l'Honduras, dove prenderà parte alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, Youm di Akite si è raccontata a TV Sorrisi e Canzoni rispondendo ad alcune domande secche. L'ex modella e attrice ha ammesso di essere famosa per la somiglianza con Naomi Campbell, che è molto evidente. Quando le è stato chiesto perché ha deciso di partecipare al reality, ha spiegato che il suo scopo è conoscere i miei limiti. E l'Isola dei Famosi 2019 sarà un bel banco di prova. La spaventano i mosquitos, le zanzare, ma è convinta di poter sopravvivere grazie alla sua capacità di adattamento. Dovrà però colpire i telespettatori, a tal proposito è convinta che ameranno il suo senso dell'umorismo. Avranno un'ampia scelta, risponde Youm di Akite quando le chiedono cosa invece non sopporteranno. Dopo aver confermato di essere fidanzata, ha ammesso che sentirà la mancanza della sua famiglia. Youm di Akite all'Isola dei Famosi 2019. Youm di Akite è pronta a partire per l'Isola dei Famosi 2019. La 14ª edizione del reality show è in partenza da giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 e tra i concorrenti naufraghi di quest'anno ci sarà anche la bellissima modella e attrice maliana. Youm in passato è stato un personaggio molto richiesto sia nell'ambito moda che televisione, in particolare modo per la sua somiglianza con la Venere Nera Naomi Campbell. Dopo alcuni anni di ritiro dalle scene, la bellissima modella ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi nella prima serata di Canale 5. Chi è Youm di Akite? Classe 1971, Youm di Akite è nata il 1 maggio a Mali. Dopo aver completato gli studi a Parigi decide di trasferirsi in Italia. Nel nostro paese trova il successo. In primis a notarla è un talent scout della Benetton, un incontro che le rivoluziona, in meglio la vita. Youm, infatti, diventa il volto principale di diverse campagne pubblicitarie del brand lanciandola così nel mondo della moda. Poco dopo la modella è una delle più richieste e arriva a sfilare per importantissimi brand di moda, da Versace ad Armani, da Donna Karen a Dolce & Gabbana. Per lavoro vive tra Milano, Parigi e New York. Poi nel 1999 arriva in televisione visto che viene scelta da Maurizio Costanzo per una delle sue vecchie Buona Domenica. Sulla scia del successo, Youm diventa anche conduttrice arrivando alla guida di Barbarella, programma trasmesso su Sky e dedicato alla moda e al costume. Non solo moda e TV, visto che il volto di Youm viene scelto anche per alcune serie televisive. Dal 2000 in poi, infatti, ha recitato nell'Ispettore Colliandro e in Magia Nera. Successivamente ha co-condotto il gioco dei 9 con Enrico Papi e nel 2005 si è messa in gioco a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel 2011 ha lavorato accanto a Checco Zalone nel programma Resto Umile World Show. Quest'anno torna in TV come naufraga dell'Isola dei Famosi. Youm di Akite, marito e figlio.
Sulla vita privata di Youma Diakité si conosce davvero poco. Stando alle pochissime notizie trapelate, possiamo dirvi che la bellissima modella maliana è felicemente sposata con Fabrizio Ragone. Un amore importante per la modella, che nel 2014 è diventata anche mamma di un bellissimo bambino. Chissà come reagirà il marito e il figlio alla partenza della mamma per l'Honduras, visto che sulla carta la modella potrebbe rivelarsi una bella sorpresa all'interno della 14esima edizione del reality show di Canale 5. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.